Jean-Auguste Dominique Ingres nacque nel 1780 a Montauban, città francese ai piedi della catena montuosa dei Pirenei. Suo padre fu un pittore e scultore minore che non lasciò un segno particolare nella storia dell'arte. Il giovane Ingres molto probabilmente quindi si avvicinò all'arte sbirciando il lavoro del padre, incuriosito dagli oggetti e dai materiali della sua bottega. Il padre, dal canto suo, insegnò al figlio il disegno e anche il violino. La musica, dopo la pittura, fu la grande passione dell'artista che divenne persino secondo violino nell'orchestra del Capitole di Tolosa. Questa sua passione fece poi nascere un modo di dire in Francia, per cui il violon d'Ingres identificò le passioni che ognuno di noi porta avanti brillantemente oltre al proprio lavoro. La prima istruzione di Dominique avvenne alle scuole cristiane di Montauban. Fu limitata e l'artista la rinnegò per tutta la vita. Dopo una formazione avvenuta all'Accademia di Tolosa, l'artista si trasferì a Parigi nel 1797 per entrare nello studio di Jacques-Louis David. Nel 1801 vinse l'importante Prix de Rome, una borsa di studio creata dallo Stato francese a favore degli studenti più bravi nel campo delle arti. La sua borsa di studio terminò dopo 4 anni, ma Ingres decise di restare a Roma. Nel 1820 si spostò da Roma a Firenze. In questo periodo l'opera del pittore fu ampiamente criticata perché divergeva troppo dalla classicità e perfezione del suo maestro David. Ma al Salon parigino del 1824 ebbe un grande successo e divenne lui stesso il leader del gruppo di accademici. Ingres a Parigi, nei 10 anni che seguirono, raccolse successi e onorificenze, confermandosi come uno dei pittori francesi più importanti e amati. Nel 1835 l'artista accettò il ruolo di direttore dell'Accademia di Francia a Roma, diventando un amministratore e insegnante modello, migliorando le condizioni dell'Accademia stessa. Nel 1841 tornò in Francia, considerato da critici e artisti come il punto di riferimento per i valori della pittura classica tradizionale. La sua fama crebbe di continuo, portandogli numerosi importanti incarichi. La morte della moglie nel 1849 sconvolse Ingres, che però riuscì a risposarsi nel 1852, all'età di 71 anni, con Delphine Ramel, ritrovando un po' di felicità. L'artista lavorò con passione ed energia fino alla morte, giunta nel 1867, quando aveva superato gli 80 anni. Lasciò in eredità alla sua città d'origine, Montauban, un gran numero di dipinti e più di 4.000 disegni che ancora oggi sono conservati nel museo intitolato al pittore. La carriera di Ingres è piena di contraddizioni perché, nonostante dopo la sua morte venne eletto come esempio della tradizione classicista francese, agli inizi della sua carriera fu criticato dagli ambienti accademici. Sebbene si pensasse a questo artista come a un guardiano delle regole e dell'ordine classico, la sua bellezza risiede invece nelle distorsioni e nelle libere interpretazioni che attuò nelle opere. Un esempio su tutti è la Grande Odalisca. Qui il pittore, per raggiungere un ideale di perfezione, fece una schiena esageratamente lunga, tanto che i critici dissero che sembrava avesse 3 vertebre di troppo. Il pregiudizio corrente che ne fece un pittore accademico è perciò privo di fondamento. Al di là di tutte queste considerazioni, bisogna pensare che Ingres ebbe un'importante influenza su chi venne dopo di lui. Fu ammirato, infatti, da molti artisti come il francese Edgar Degas e lo spagnolo Pablo Picasso. Inoltre diede vita a uno stile particolare detto troubadour, sviluppatosi in Francia agli inizi del XIX secolo. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!